Danox. Nox hiberna, nox hiemalis, vis infernalis. Nubes, nubes, nubes et nubes, nubium et minerus. Nibes, 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 exagerate, nibalis comoris. Vortex, 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 procella, turbo, turbus, turbine, turbide. Non posso che tacere. È la processione dei sopravvissuti. Continua la sua macchia per aspirare. La senti, regina? È il pianto, i lamenti di chi è scampato al flagello ma ancora teme il contagio. Provengono dalla città. Calcolo non è oramai. È una grande fuga. Fra il pianto e la mente straziata, ascolta. Sono loro. I miei ospiti, attratti e incuriositi dall'invito, giungono per sottrarsi al contagio e allo spettacolo di dolore, nella speranza che questo sia il luogo più sicuro. Vengono per distrarsi e non pensare alla morte. Saluto Madonna! Noi voi ringraziamo! Ed infinita gratitudine a voi rivolgiamo! Vita dolorosi, pestilenziali effetti! Città. Lontano dall'inferno. Meravigliosa cosa il riparo che ci offrite. Abbiamo portato con noi di che sfamarci. Le nostre cose più care. Vino, pane e un intero maiale. Consideratici al vostro servizio. Noi vogliamo grati saremo per la vostra ospitalità. È un luogo incantevole. So che tra voi vi è un poeta. Che parli. Umana cosa di avere compassione degli affetti. E noi te ringraziamo, Madonna Fiammetta, per la tua compassionevole ospitalità. E questo luogo, così pieno di memoria, di intensi, di classici echi, possa accogliere noi fuggitivi da morte disperata. Qui da morte starete al sicuro. Ve lo prometto. Promettere troppo di fronte alla minaccia della fine, ma noi accettiamo questa promessa come un augurio. Messer Boccaccio, io sono padrone, e la realtà che voi si realizza. Voi siete.
tracciato sulla faccia. Un cancellato, più vero della stessa realtà. Cancio. E amore? Voi vedete la volta della faccia. Perché in questi terribili giorni di peste si può vedere altro che morte? Questa è Tessa, la mia fedele ancella. L'ho scoperta durante uno dei miei viaggi in terre lontane. Respiriamo con lei la purezza che arriva dall'Oriente. Lasciamoci sedurre dalla sua sapienza. Si era miserabilmente ampliata verso occidente ed aveva infestato anche le nostre italiche bellissime città. Non era servito né senno né umano provvedimento che imponeva di gettare le immondizie fuori le mura, che impediva a ciascun malato di entrare in città. Non erano bastate preghiere, processioni, la malattia si era manifestata con un improvviso perdere di sangue dal naso, con certi gonfiori tra le cosce, sotto le ascelle. Alcuni di essi si ampliavano come un uovo, altri più grossi come una mela, e si propagavano poi per tutto il corpo. E ad essi si aggiungevano macchie nere, livide, certissimo indizio di morte. Messer Boccaccio, cominciate pure da dove volete, ma non esagerate con gli orrifici dettagli. E poi, solitamente, la prefazione si scrive dopo aver completato il libro. È mia volontà che Messer Boccaccio racconti novelle per distrarre la brigata e che ciascun di voi si adoperi per dar vita alle storie, che in tal modo la malinconia sia allontanata e con essa il cupo pensiero della morte. Che si fa bene di quelle beffe che uomo suol fare a donna e donna ad uomo e ciascuno ad altro. Ne avete, Boccaccio? 100, Madonna. E alcune di esse realmente accadute, perché vi fu un periodo della mia vita in cui ero solito accompagnarmi con tre amici, Bruno, Buffalmacco e Calandrino. I primi due, Bruno e Buffalmacco, sono lazzevoli, buontemponi quant'altri mai, il terzo, Calandrino,
Tipo sempliciotto, e proprio per questo oggetto di scherzo da parte degli amici. Che cos'hai lì dentro, Galadrini? In dove? Dentro quel sacco. Nulla! O nulla che puzza di pezzi di porco macellato. Un maialetto! Ma lui mi salsicce, sì! Codi che cotechi! Prosciutti! Lardo bistecco! Ragione! Oh, tutto questo in un maialetto! Un maialetto! Deve essere un bel porco! Un gran bel porco! Non è mio! Appartiene alla mia moglie! Vero nulla! E alla mia moglie che gli dico? Gli dici che ti è stato rubato. Non mi crederebbe mai! Sta a te farglielo credere! E come? Fingendo! Non sono capace di fingere. Ma io credo invece che tu ne sia capace. Vogliamo provare? Proviamo. Non crediamo. Stupore. Così. Adesso paura. Così. Così. Allegria. Così. Adesso disperazione. Oh, sì, è così. Rabbia. Perfetto. Vai, hai perfetta mimica facciale. Adesso tu vai da tua moglie che si chiama, hai detto... Peronella. E le dici con voce disperata, mi è stato rubato un corpo. Ecco, sì. Peronella, mi è stato rubato un porco. Beh, non è male. No, affatto. Adesso con la rabbia. Peronella, vai a cagare la capocca! Peronella, vai a cagare il porco! Sì, bravo. Adesso rabbia e disperazione. Sì, ma Peronella, rabbia e disperazione. Mi è stato rubato un porco. Dai, veramente, bravo. Tua moglie ti crederà sicuramente. Mi crede! Mi crede e mi picchia perché me lo sono lasciato rubare. Tu ti lasci picchiare da tuo amore. Da una donna. Non sono io che mi faccio picchiare, è lei che mi picchia. Ma davvero?
e con l'esperimento dello zucchero e zenzero che la Vergine Maria prova Giuseppe alla sua virginità dopo la visita dello Spirito Santo. Ah! E là, che non avrà ragione di sospetto alcuno, prenderà la sua galletta e ti le vedrà strabocciare gli occhi e sputare come se mangiato avesse dell'assia fetida, che ne dici, Calandrino? Sì, 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 facciamo così che ce lo sapere chi mi ha involato in porco, mi sentirei consolato. Madonna! Facciamo così. Facciamo così. Ma dove si trovano queste gallette di zucchero e zenzero? Tu vai a prendere tutti i sospetti, Calandrino, tu. Tu! Alle gallette penso io, va. Madonna! Frate Cipolla. Frate Cipolla. Avete portato le gallette di zucchero e zenzero? Eccole. Le avete impastate con merda di cane, come vi ho chiesto? Merda di cane? Sì. E ho anche aggiunto aloe e patico. Oh, ma sono sufficientemente amare. È la sostanza più amara e schifosa al palato da tutti i miei farmaci. Benissimo. Ne avete contrassegnate due, a ciò che possiate poi riconoscerle. Talmente. Bravissimo! Vengono volontieri perché gli ho detto che ci sono gallette a volontà. Frate Cipolla, benedetto, pregato, fatto l'incontagione. Benedetto! Donne, donne, forse è meglio che io vi dica subito la cagione di tale radunanza, a ciò che non abbiate ad adirarvene poi. Al signor Calandrino qui presente è stato rubato un porco. E siccome sono tanto un divorzio, diciamo di noi, o meglio l'ho rubato, frate Cipolle ed io abbiamo ideato di dare a ciascun di voi una galletta di zucchero e zenzero di magica fattura, talché chi veramente ha rubato quel porco di Calandrino non riuscirà a mangiarne, ne sentirà più amare del veleno, credendo a tutti, ma di questo il conto partito da quel porco di Calandrino, quel porco di Calandrino! E se per avventura qualcuno di voi avesse una coscienza del porco di Calandrino, ma io anche così come lo confesso, piuttosto che sposare del buon ad essere pubblicamente smascherato. Io non sono stata, e poi le galline di zucchero e mezzo sono la mia passione. Mi duole per il vostro porco, messer Calandrino, ma ve ne dico l'occasione che ci dà da mangiare quest'ottima galletta. Dov'è un'altra? Innocente, innocente. Io non ho fame. Non ho fame! E poi io non sento, non lo digerisco. Uno digerisce, uno digerisce! Ha capito, frate Cipolla, da me qua. Visto, ne ho mangiate, dunque non posso essere stata. Innocente. Mira, Calandrino. Tre. Una, due e tre. Allora, innocenti. Innocente, 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 innocente. Ora datene una a me. Ma no, beh, sono no, no, insisto. Innocente. Calandrino, tocca a te. A me? Oh, bello che debba essere io il colpevole. Perché tu non le prendi? Un po', perché? Perché? Oh, che te, posso aspettarti me stesso. Va bene, d'accordo. Ti avanza una? Non lo so, quante ne avanzano? Due. Due. Calandrino. Calandrino, che cosa stai facendo? Calandrino, che significa questo? Calandrino! Calandrino! No, calma! Calma, forse qualcos'altro gliel'ha fatta sputare. Non so, tosse o altro. La guadagna non altra, a ciò che sia chiaro a tutti e manifesto, che gli avete rubato, non è il rubatore. Sì, infatti avevo qualcosa in gola. Ecco, avete visto? Ce n'è un'altra? L'ultima. Dammela! Datela. Oh. Questa è la mia, lo diremo noi, lei prenderà di
mica i suoi porti da sé. Se il boccaccio non si potrebbe. Fatemi pensare dunque. Sì, 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 sì. Allora, se Calandrino dividesse con i amici suoi il ricavato della vendita del porco, no, io dico così per farsi perdonare. Potrebbe essere un'idea. Un'idea. Ma quanto si valuta oggi un porco? Bello e grasso come pochi se ne vedono. Amici, io qui ho 80 soldi. Ve ne basta la metà? Credo che sentiranno tutti! I tanti! Fatto imparare i tanti! Calandrino, per non aggiungere alla perdita del porco anche, come dire, il riscaldamento della moglie, lasciò gli 80 scudi ai suoi amici e per potenza che c'è anche un paio di capponi. Bruno e Buffalmacco cucinarono il porco, frate sicuro di aggiungere dell'ottimo vino novello e tutti banchi attorno in allegria, e in allegria conclude la novella delle veste, la novella di chi è scaltro e di chi è sciocco. Si può essere più scaltro di uno, ma non più scaltro di tutti. Anche l'ingannatore un dì sarà ingannato. Dunque vediamo. Sì, no, c'è qualcuno che tu ti inganna e mai sarà ingannato. La morte. E c'è chi tutto vince e a cui ognuno c'è. L'amore. E allora favelliam d'amore è morto, o di chi, cantando amore, sente suonare la morte. Ma voi chi siete, veramente? Sono chi volete voi che io sia. Ma voi chi siete? Io? Un povero poeta, che si è convinto che qui saremo al sicuro soltanto fino a che voi lo vorrete. E quindi è compito di interesse mio rendervi la nostra presenza gradita, se non necessaria. Come in un gioco. A volte i giochi sono più veri della vita reale. Che discorsi gravi. Hai sentito, Tessa? Riconosciamo i poeti. Scrivono un sonetto in cui ci vagheggia che so io di andare per mare su un soffio vascello. E voi dite anche bello, che graziosa idea. Ma loro vi rispondono che quella non è fantasia, ma reale desiderio, che si infila nelle vene e li fa lancinare ad occhi aperti e svegliare di notte, ma di divistore. Mezzo al boccaccio parla di gioco, ma dentro di lui Thank you.
convento albergano alcune monache ed una badessa, ci ha detto per inciso la badessa brutta, ma brutta, brutta come la peste. Pie, devote, le monache pare che abbiano un argento vivo addosso a farne le spese, è stato il vecchio ortolano, il vecchio giardiniere al quale le monache non facevano altro che dire fai questo, fai quello, fai quello, fai questo, al punto tale da rendergli tanta disperazione che il vecchio ortolano scappò via. E allora, dunque vediamo, allora le monache stanno aspettando un nuovo giardiniere. Ha fatto bene ad andarsene, perché doveva stare da mattina per quattro vecchie e brutte monache? Che magari, che tranquille saranno state, no, tutte carine, tutte giovani e carine, tutte tranne la badessa. Comunque intristite dal convento? No, neanche intristite mi pare la parola giusta, direi piuttosto allegro. Signor Bruno, cosa state facendo? È venuta un'idea. Dire che non è cosa bella al mondo che vada, quel che l'uomo e la donna fanno quando sono soli, ma tutto che
troverete degli altri che gliela mantengono? Io sono troppo curiosa. E poi, se proprio dovessimo farlo con qualcuno, masetto, dovrei andare al raccoglitore. Cos'è? Una scheggia. Lascia! Ma è qua! Ma se tu ingravidassi con un dito! Ma egli è disparuto! Non ti ha abbandonato! Né banca, né zappa, né annaffiatoio! Egli
delle orazioni. Anch'io mi raccolgo in preghiera. Cantiamo. Salve caput cruentatum, totus fides coronatus, sauceatum mulier... Basta! Ah! Madonna, io da sempre ho sentito che un gallo basta avanza 10 galline, ma che 10 uomini possono anche non bastare ad una femmina. Ora, considerando che mi tocca soddisfarne di femmine... 4, 6 volte al giorno, 6 per 4, 24, la badessa vale 4, 24, 24, arriviamo a 48! Io non reggo di certo ad andare avanti così. Onde? O voi provate a organizzare la cosa a beneficio di tutti, o mi lasciate andare con Dio? E continuando così andrei con Dio comunque, ma ci andrei cadavere. Parla! Non era lui muto! Santa! E ora ho ritrovato la favella? Madre badessa! Madre badessa! Miracolo? Miracolo? Miracolo! Miracolo! E così il convento per amore si ingrandì. Beh già, perché anche questo è amore. Pirro, servitore della duchessa von Kleist, arciduchessa del Brandenburgo, duchessa d'Austria, moglie di Nicostrato, duca di Parma, trascurata dal marito, che trascorre le sue ore in compagnia del suo cagnetto pechinese, mentre la povera arciduchessa piange sola e disperata nel suo letto. Lusca? 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 Dunque vediamo... Ah, Lusca sta all'arciduchessa del Brandenburgo come testa voi. Lusca! Lusca! Sì? Sai, vedi, io sono giovane e sana donna, sono fortunata con tutte quelle cose che una donna può desiderare, tutte, tranne una. E questa è che gli anni di mio marito sono troppi rispetto ai miei, e quella cosa a cui le giovani donne prendono più piacere, quella cosa mi manca. E perciò ho preso partito che il nostro giovane e fedele servitore Pirro supplisca laddove mio marito difetta. Mi piace, ma tanto che se non mi ritrova più presto tra le sue braccia sento che ne potrei morire. Ora, ciò che ti chiedo è di informarlo di ciò che ti ho manifestato e di pregarlo di tenersi pronto a raggiungermi non appena tu gli farai un cenno. Va! Però la migliore... Io non posso credere che quello che stai per dirmi provenga dalla mia padrona, ma... Anche se dovesse provenire dalla mia padrona, io non credo che sia venuta a confidarlo a te. Va! Signora Pirro, il Lusca! Come tu sai, la quercia non cade al primo colpo! E mi torna da colui che fa cenno di non credere! E con tutto il tuo genio, convincilo di tutto il mio ardore! Va! Pirro, il mio padrone ha fatto e fa così tanto per... Avanti dietro! Ora parlo io. Pirro, tu sei una bestia. Essere amato da una Madonna siffatta. Ricordati che la fortuna bussa una sola volta e se la fuggi, in malora potresti ritrovarti. E poi tu credi che se tu avessi giovane e bella moglie e il tuo padrone idei si invaghisse, scrupolo si farebbe. Trattiamo noi servi dunque i padroni e le loro cose, così come loro noi stessi e le nostre cose trattano. Va incontro dunque alla fortuna e non dimenticare che da un tuo rifiuto cose assai spiacevoli nascere potrebbero. Lusca, sai cosa penso? Che non sia la padrona a mandarti, ma il padrone, che con codesta tentazione alla prova abbia voluto mettermi.
poiché altra la verità essere potrebbe, io metterò alla prova la mia padrona. Dille che se ella farà le tre cose che io le comando, io accetterò di fare ciò che desidera. Dunque, le tre cose sono codeste. Che ella, in presenza del marito incostato, gli uccida il suo cane, a cui è tanto affezionato, davanti a testimoni. Che poi mi invii una ciocca dei suoi peli ed infine un dente di lui, di quelli buoni, si intende. Ai servitori.
presenza mia, non siamo mica ciechi, eh? E non sta bene. Ma che cosa sta dicendo? Saprei. Piero, cosa fanno i nostri padroni in presenza tua e mia? Sono lì e non mi sembra che facciano qualcosa di strano. Ah, perché a te ti pare normale che i padroni facciano in giardino quello che dovrebbero fare in camera da letto? Ma non lo vedi che il padrone ha spogliato la padrone? Guarda, guarda che roba! La sta cavalcando senza alcun pudore! Ma che cosa stai parlando, Piero? Piero, stai sognando! Sogna, povero Piero! Eh no che non sogno, padrone! E neanche voi sognate, che anzi, mi parete ben destro, testo, e vi dimenate ben bene sopra la Madonna vostra. E sembra veramente convinto di vedere ciò che dice. No, fossi capace di salire viva, andrei io su quella scala. Perché? Per vedere se veramente di lassù si vedono certe porcherie. Pirlo, scendi dalla scala. E cosa vedi adesso? Che voi siete uno di fronte all'altro. Ma poc'anzi eravate vicini? Voi mi volete prendere in giro, mi volete far passare per pazzo voi! Ma no! Ma io vi vedevo poco fa sopra la Madonna vostra a fare certe cose... Quali cose? Certe cose che a ripeterle io stesso ne ho vergogna! E poi sono scese e vi siete allontanati! Ma non è vero! Non è vero! Non è vero! Contenti voi, io vi dico solo che vedi ciò che vedi. Che la scala sia incantata. Ricordi! L'abbiamo trovata! In questa casa! Apparteneva ai Trisavoli! Ha una scala molto antica! Voglio salire di Suso! Luca, accompagnami! Ciò non accadrà fino ad un punto. Fino a quanto?
quando noi vi divertiremo con le nostre novelle. Ma qualora vi annoiassimo, via! Via sul pandicolo! E questo è un presagio o una vostra paura? Un'allegoria della vita. Vivere e raccontare. Quando il racconto finisce, finisce davvero. L'avete mai visto un cero che si spegne? Quando la cera è finita. Oppure, quando qualcuno, stanco di una fiammetta troppo tremola, le schiaccia lo stoppino fra pollice ed indice. Avete detto fiammetta? Ho detto fiammetta. E allora continuate con le vostre storie, messer poeta. La vostra fantasia vi garantisce l'immortalità. Ma tra una novella e l'altra si è fatta sera. Laggiù la città, la vedete, soffre sotto i morsi del morto. Noi qui, a Dio piacendo, al riparo d'ogni pericolo, godiamo della felicità che la compagnia può dare. Proprio lì fuori dal paese una montagna di formaggio grattugiato e delle genti sopra che non fanno altro domani sera che cuocere gnocchi e ravioli in brodo di capone. In brodo di capone? E poi li gettano giù per la montagna e quelli rotolando si formaggiano tutti. Hanno esserci molti capponi. Ce lo si può figurare. O che se ne faranno poi di tanti capponi? Come che se ne faranno? Se li mangia chi vuole. Se li mangia chi vuole! A ben godi. A ben godi. E quante miglia c'è da qui? Da qui saranno più... Non lo so. Quante miglia ci saranno di qui a ben godi, Madonna? Più di millanta. Più di millanta! Più di millanta? Troppo lontano. Peccato. Ci sarei ido volentieri. Elitropia. Grande pietra, pensate signori che chi possiede l'elitropia da nessun altro può essere... Da nessun altro può essere? Può essere? Può essere? È un segreto. Ma siamo amici! Su, via, messer Boccaccio, siamo o non siamo amici? Io sono amico! Ho capito, siamo tutti amici, ma è un segreto. È una cosa che soltanto proprio i ricercatori di elitropie sanno. Per stavolta! Per stavolta! Per stavolta! No! Per stavolta! E va bene. Allora sappiate che chi possiede l'elitropia da nessun altro può essere veduto. Diventa invisibile. Invisibile? Non è possibile. E se lo dico? Ma stupefacente! Stupefacente! È invisibile! Invisibile come la morte. Oh, là. Gran virtù l'invisibilità. Sarebbe meraviglioso potersi muovere invisibili senza curarsi dello sguardo altrui. Facendo cose che nessuno può vedere. Ma dalle nostre parti si trovano queste pietre, eh? Si trovano! Dalle nostre parti non credo proprio. Queste elitropie si trova solo a Bengodi! Signori, l'ho detto, solo a Bengodi! Peccato! Anche se alcuni ricercatori, dicono di averne trovato alcuni esemplari in prossimità. In prossimità di un castello. Ma qui c'è il castello! A volerle cercare! Chissà chi a cercar bene! No, ma io non credo. Ma si potrebbe tentare! Non nuoce, tentiamo! Tentiamo?
Di che grossezza è questa pietra? Varia come suole essere per tutte le pietre, varia. Varia grandezza? Sì. E di che colore? Colore grigio. Di colore grigio? Sì. Di che genere? Genere arcilegio, pietra di sasso. Pietra di sasso? Ma varia grigio e di sasso, ma come facciamo a distinguere? Quale pietre sono tutte varie grigio e di sasso? E se boccaccia, come passi? E come passi? E come passi? Non passi. Prego!
io penso, come Calandrino ci ha preso per i fondelli, io vi giuro, signori, prenderei questa scodella e gliela darei dritto nel nome. Ed io per il collo lo chiamerei e sul tavolo lo sbatterei. E io un orecchio gli morderei. E la gamba gli storcerei. E lo dico, gli staccherei. Per questa dove dico io. No! Peccato che non c'è. Ecco, c'era qualcosa che avevo dimenticato. Madonna, non vi ho detto, a proposito di Feronello, che la magia della pietra ha un limite. Quale limite? Dunque, il marito o la moglie di colui che la possiede, gli getta gli occhi addosso, la magia scompare. Ah, ecco. Inca. Sì, sì, almeno così sostengono alcuni ricercatori che hanno fatto l'esperienza diretta. Basta l'occhio di una moglie per sbagliarla. Basta quello. Ma tanto vale non cercarla questa pietra. Ma cosa stai facendo sotto al tavolo? Ma cosa sono quei gesti, ma forza? Su, siediti a tavola come tutti i cristiani. Te mi vedi? Ma che dice? Ho detto! Te dunque mi vedi? Certo che ti vedo! Cosa sto io facendo? Alzi la gamba. Come cosa? E ti metto a compasso! Rispondi! Come un cane che sta pisciando! Allora è proprio vero. Te mi vedi? E vedi quello che faccio? Te tu mi hai smagato la pietra! No, 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 a Calandrino! No, è diventato pazzo! Ah, bravo! Sei tornato finalmente! Bravo! Dunque, ora mi vedete? Beh, certo che ti vediamo, sei lì dove sei, no? Tutti, mi vedete? Certo. Tutti, sì, ti vediamo e come? Ma come faremo a non vederti? Scusa. Ti vedo benissimo. Sei Calandrino? Sì. E allora ti vedo. Ah, ma sta pur cercando ogni buon conto che questa è l'ultima che ci fai. Ha ragione, tu non dovevi lasciarci lì facendoci credere di aver trovato una pietra che qui da queste parti non si può trovare e sei lasciato lì come tanti coglioni. Chiedo scusa. No, compagni amici, non adiratevi perché la cosa sta ben diversamente da come voi la pensate. Io l'avevo trovata quella da. Che li trovi? Quella! No, non è possibile. Ma come vuoi tu che si creda che hai trovato quello che nessuno ha trovato mai? Madonna Fiammetta, ve lo giuro, poco fa! Quando voi dicevate idea superba, invisibili come la morte, io ero qui, vicino a voi! Io ero lì! Io ho un dito tra i capelli e la gatta fatta da! Vedete voi? Se me... Stanno cross! È incredibile! Ecco! L'eritropia! L'ho detto! L'inutile pietra grigia di sasso che mia moglie ha smagato con il suo sguardo maledetto! Scandinato tutto il suo stemma e non ha tenuto la parte.
diamo a Monna Peronella l'occasione di vendicarsi del marito per le botte ingiustamente prese. Dunque vediamo. C'era una volta Monna Peronella, moglie del povero Calandrino, che era sempre restata fedele, malgrado che il marito fosse un dolore, un tardi giorno, un bighellone, uno stanza fatica. D'accordo. Gli era sempre restata fedele, fino a che un bel giorno un messere non principiò a farle una corte assidua e spietata. Chi è questo messere? Questo avvocato, sparo almeno che si tratti di un bell'uomo. Perché abbiamo qualche preferenza? Veramente una simpatia ce l'avrei. Il messer Bru. E come avete fatto? O che siate un indovino? Semplice intuizione femminile. D'accordo, fino a che messer Bruno non principiò a farle una corte, come suole dirsi, spietata. E tante furono le sue esistenze, e tante furono le sue uscite, se tanto in un modo e nell'altro la sollecitò, che la pericolo su lui. Lasciamo! Sperando di masticarsi. Preghiamoci! Peronella! Mio marito, pensiero di Dio moranno, per questo boccaccio che si fa! Che si fa? Che si fa? Intanto scendete dal tavolo, no? No, ma come così a metà sul più bello? E no, messer boccaccio non si potrebbe! Si potrebbe! Sì, si potrebbe, dunque vedremo di ricominciare esattamente laddove abbiamo lasciato in sospensione. Peronella! Volete andarmi a nascondere? Ed io! È un momento, calma! Fatemi riprendere il filo del discorso. Dunque dicevamo, quella mattina Calandrino uscì di buon'ora per andare a cercare lavoro, ma il caso Orle che rincasò prima del previsto in compagnia del suo amico Poppo al Banco. Ma volete andare a nascondere? Madonna! Paranoia! E i pantaloni! E io! Aspettatevi e andate incontro a vostro marito. Sì, va bene, ma che gli dico? Ma come se appena uscito c'è il in casa. Paranoia! Ma com'è questa storia che sei appena uscito e già ritorni in casa? Mi pare che tu non abbia voglia di cercare lavoro. Ah, mi pare proprio che tu non abbia voglia oggi di cercare lavoro. Ma se continui così, come faremo? Ma continui così? Ma come faremo noi? Come ci sfameremo? Non sai che oggi è Santo Galeone? Zitto! Ma come? Io confido in te, tu mi rincasi così con le mani spentolate quando dovresti essere fuori a cercare lavoro. Io in me, ma in che valore, Nazi? Avrei potuto cercarmi un giovane da bere invece di venire a casa di costui, che costui non fa da me. Tu non sai che oggi è Santo Galeone? Zitto! Dolente, che sono troppo onesta! Le altre mogli si divertono per le mani loro e non ce n'è una che non ne abbia chi due, chi tre, e se la godono e fanno prendere i mariti da luna per il sole. Ed io, se dico queste cose non ne faccio, ecco cosa le dicevo in campo. Tu non sai che oggi è Santo Galeone? Non... Zitto! E sa, marito mio, che se io volessi lo troverei e che di giovani che vorrebbero farmi dei regali, molti ne nessuno. Tu non sai che oggi è Santo Galeone? Tu non sai che oggi è Santo Galeone? E non si lavora. Oh, ma non di meno! Io ho provveduto e trovato modo che noi ci sfameremo per più di un mese. E io ho venduto a Buffo al Marco la botte che ci impicciava in casa. La botte? La botte! E me ne dà 5 gigliati, venitevi da una mano a alzarla. No. E perché no? Perché... Eccolo, vedi? Cosa? Sei un uomo, no? E vai e vieni per il mondo, esci, entri fuori di casa, eh? Hai venduto la botte a Buffo al Marco per 5 gigliati ed io, che sono donna e non metto mai il piede fuori di casa, l'ho venduta per 7 a Bruno. A Bruno? A Bruno. Che ora si trova nella botte. Nella botte. Tu entrerò per vedere se sana fosse. Hai sentito, Buffo al Marco? Ho sentito, Galvez. Mi dispiace per te. Per me? Per te. Hai udito che mia moglie Peronella l'ha venduta per 7 a Bruno quando te ti piaccia, come tu sei, non me ne davi altro che 5? Eh sì, mi ritiro. E mi godo lo spettacolo.
sei l'uomo di casa. Parlo io, e sono l'uomo di casa. Bruno! Oh Bruno! Come sei? Buona Mara Peronella! Parlate pure con me, Bruno! No, voglio parlare con Mara Peronella, che con lei feci mercato di questa botte. Dillo a me! E sono io il marito! Abbiate tenuto dentro della fetida feccia che è tutta sporca e impiastrizzata e la rondura è secca e non la posso scrossare con l'unghia. E se prima non la vedo pulita, io non la prendo di certo. Oh, no, 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 che il mercato deve essere concluso. Mio marito a pulir bene, che gli sto a fare ogni cosa. Ti mangio io e sto a fare ogni cosa. Ma andrebbe bene anche una bucaiola. Mi van bene le spose e le ragazze, c'ho sempre il letto a una piazza sola, darebbero le rifarse la doviazze, e m'andrebbe bene anche una bucaiola. Mi van bene le spose e le ragazze, c'ho sempre il letto ad una piazza. Beatrice!
bella, dolce, timida, la figlia che ogni padre vorrebbe. Beatrice, amore mio, mia moglie morì che la bambina aveva soltanto 6 anni e io l'ho cresciuta da solo, la mia bambina. Facevo tutto per lei. Gli anni passavano e io la vedevo crescere, diventare donna. Era la gioia della vita mia. Ed era un padre attento. E geloso. Tancredi la teneva in casa, la voleva solo per sé. Beatrice non aveva amici né compagni. Viveva come segregata. Non è vero. Non è vero. Io le facevo regali, la riempivo di attenzioni e di carezze. Ero stato io a trovarle il marito. Un avvocato vecchio e malatissimo. Sapevi che presto sarei rimasta vedova. Tornammo a vivere sotto lo stesso tetto. Era tutto per me. Il vecchio ordine fu ristabilito. Il vecchio ordine fu ristabilito. E la luce tornò in casa. In casa tornò il buio. Solo una cosa sembrava chiarire un po' la vita. Leonardo, il nuovo segretario di mio padre. Gentile, diverso. Mi innamorai subito di lui. E lui di me. Una notte, mentre tra le sue braccia mi abbandonava più dolci piaceri, mi accorsi che qualcuno ci stava spiando, immobile nel buio della camera. Lo sentii respirare. Riconobbi mio padre. Quei corpi nudi, sudati. E lei così eccitata, la mia bambina. Ero sconvolto dalla rabbia e dal dolore, ma non riuscivo a non guardarla. Mentre si dimenava come un animale a doppia schiena. La mia bambina. Carne della mia carne era mia. Soltanto mia. Potevo sopportare che altre mani la toccassero con tanta avidità. Prendetelo, legatelo, portatelo. Da quella notte Leonardo non l'ho più visto. Domandavo di lui a tutti. Niente, scomparso! Ero disperata, non facevo che piangere, invocarlo! Poi una notte, sognai. Beatrice! Beatrice! Non posso più tornare da te, amore. Tuo padre mi ha fatto uccidere quella stessa sera. Noi ci siamo abbracciati per l'ultima volta. Poi mi ha fatto seppellire fuori città, vicino a un muro della discarica. Sotto un albero di fico. Non cercarmi più, non chiamarmi più. Io sto andando sempre più lontano. Il giorno dopo, Beatrice si recò nel luogo indicato nel sogno da Leonardo. Trovò l'albero di fico e dove la terra sembrava meno dura, cominciò a scavare. Scoprì il cadavere di Leonardo ancora intatto. Ma nonostante il suo cuore fosse straziato dalla pena, si rese conto che non era quello il momento di piangere. Se avesse potuto, sarebbe portata via il corpo intero per seppellirlo come meritava, ma non poteva. Allora, con un coltello gli tagliò la testa, facendosi forza e lottando con se stessa. Poi avvolse la testa in un telo. A casa, prese un vaso, vi mise la testa, la coprì di terra e vi piantò una radice di basilico. Da quel giorno, cominciò ad innaffiare la pianta solo con le lacrime e con acqua di rosa. Si sedeva vicino al suo vaso e, piangendo, consumava se stessa e gli parlava. I tuoi capelli erano lisci,
soffici e profumati, sulla fronte ampia e spaziosa, e le sopracciglia sottili e nere. Ricordo il tatto delle labbra mie e gli occhi tuoi brillavano tanto profondi che mi ci perdevo, e il naso perfetto nella sua lunghezza e le guance non troppo magre e la bocca rossa e sensuale quando sorridevi, e i denti contro i miei e la lingua sopra e sotto la mia, ricordo, e il vento e il collo che assaporavo e morte mi piaceva. In quella casa, proprio in quella casa gli aveva contratto. Ma se lo mandiamo fuori di casa così ammalato, la gente dirà di noi gran biasi. Egli è stato sì malvagio uomo che non si vorrà confessare né prendere alcun sacramento, e seppur si confessa, i peccati suoi sono sì tanti ed orribili che ugualmente né prete né frate vi sarà che li voglia assolvere. La gente finirà con l'incolpare noi della sua morte. Donne, io non voglio e per colpa mia abbiate a ricevere alcun danno, quindi mandate a chiamare un prete confessore, uomo pio e devoto, di buona vita, conoscitore delle sacre scritture, e lasciate fare a me. Tancredi non si era mai confessato in vita sua. Ma tanti ingiuri ho fatto a Dio vivendo, e tanti inganni ho ordito io ai danni del prossimo mio, che aggiungerne uno in punto di morte non sarà poi gran danno. Da quanto tempo non ti confessi? Padre, oddio padre,
È mia usanza confessarmi almeno una volta alla settimana. È grave, grave è la mia colpa. Che sono già 8 settimane che non mi confesso. Vabbè, non è gran cosa questa. 8 settimane, ah. 8 settimane? Non sono molte. Ma tali e tante sono le mie colpe che io non so neppure da che parte cominciare. Cominciamo dunque da dove sempre si comincia. La lussuria. Dio, che vergogna. Non devi vergognarti. La verità in confessione non è mai peccato. Rimasi presto vedovo con una figlia femmina e a lei andarono tutti i pensieri miei. Un padre esemplare. Fino che io non decisi di richiamarla a sé. Ah, mi spiace. Da quel momento prese a frequentare locali equivoci e donne di male affare, mosso dal desiderio di ricondurre quelle femmine sulla retta via. Solo da questo mosso. Ricondurre i peccatori a Dio è opera di uomini buoni e di buona volontà. Sì, ma non sempre vi riuscì, padre. Questa è stata la mia colpa. Dio, che vergogna vedere quelle femmine precipitare sempre più nel vizio. Dio, che vergogna. Per quanto riguarda la... accumulate nel tempo indegnamente ricevute dalla fortuna, soltanto la metà l'ho data ai poveri. La metà? Sì. Ai poveri? Ai poveri solo la metà, ma l'altra metà, quella la tenni tutta per me, eroso dal demone dell'avarizia, appunto. Ma tu sia benedetto, la metà ai poveri. E l'ira, la dirasti mai tu? Sì, una volta. E ancora me ne rimorde la coscienza, una volta che io presi a male parole e picchiai e feci bastonare alcuni disgraziati. E perché l'hai fatto? Bestemmiavano Dio, tutti i femministi, preti, confessori compresi. E più li picchiavo, più essi bestemmiavano. Più essi bestemmiavano, più io li facevo bastonare. Anche Gesù nel Tempio si adirò contro i mercanti. Santa è l'ira che si muove contro il demonio. E l'inganno, ingannasti mai il prossimo tuo? Sì, lo ingannai una volta che, avendo ricevuto alcuni danari per la vendita di certa roba, io, senza contarli, li misi in cassaforte. E molti mesi dopo io li tirai fuori e mi accorsi che fra di loro c'erano delle monetine in più. E non le hai restituite? Certo che le ho restituite, padre, certo, ma senza pagare gli interessi. A me questa sembra così piccola cosa che neppure vale la pena del trovare. Io non è vero, voi dite questo per comportarmi, padre Sean. In verità io non trovo in te traccia di peccato alcuno. Ancora ho peccati che non potetto, padre. Una domenica io imposi ai miei servi, Dio. Di. Staccare la legna? Di. Tappare? E di. Pagare? Bravo, sì. E con ciò? Come con ciò? Ho detto di domenica, padre. Nostro Signore dice di riposare la domenica. Ecco te assolvo. Non dite così, padre. Non sapete voi forse che la domenica è giorno santo. Ecco te assolvo. Che è giorno del risorgimento di nostro Signore. Ecco, non lo sapete voi forse. Io lo trovo in te. E ancora non ho finito. Dico, tanto tempo fa, ancora bambinello, io offesi la mia mamma. E che l'hai detto? Cattiva. Ecco te absolvo. La mia mamma dolce. Ecco te absolvo. La mia mamma che mi tenne 9 mesi in grembo. Ecco te absolvo. Mia mamma! La mamma che mi prese tante volte in braccio. Un santo! Un santo quale di lato si vede! Io voglio che il suo corpo, quando verrà a morte, sia posto nel del nostro convento, dove la gente possa accorrere a venerarlo. Sì. Vortex, Porcella, Turbus,
interminabili fila di umani scendere al regno mio in processione cantando felici per avere posto termine alla loro inaudita sofferenza. Questa mia ultima follia sarà ricordata come il flagello dell'umanità. Angelo mio del buio, hai seminato il mio nuovo terribile veleno. L'ho seminato, ma nessuna fiamma avrebbe potuto avvolgere e bruciare, così come la peste ha distrutto e devastato tutto quello che incontravo al mio passaggio. E affinché ti faci interesse ovunque un topo infetto generasse, ogni pulce si è annidata dentro un topo, ed ogni topo ha generato un altro topo, e così mille altri topi ancora mille. Prendi il tuo veleno, il tuo respiro, sono andati ad infestare ogni casa, ogni osteria, ogni chiesa, ogni mercato. E non v'è stata arte in grado di fare qualcosa, o erba di una qualche intenta. Nessuna medicina è stata capace di ottenere un risultato. Gli storici tacciono e domandano ai fisici, i fisici stupiscono e chiedono ai filosofi, i filosofi si stringono nelle spalle e inarcano le ciglia. Non possono che tacere. Possono che tacere. È la processione dei sopravvissuti. Continua la sua macabra spirale. La senti, regina? La sento. Dolce musica. Ma fra le urla e i lamenti straziati, fra il pianto, ascolta! Sono loro! I miei ospiti, giovani uomini e donne, cantano per farsi coraggio, cercando un luogo dove isolarsi, per sottrarsi al contagio e allo spettacolo di dolore, nella speranza che questo sia il luogo più sicuro. Vengono per distrarsi e non pensare alla morte. Peste, ti unirai a loro! E soffierò anche su loro il respiro mio! Pestilenziale. No, dovrai condurli qui in vita. Dirai loro che una nobildonna, padrona di questo giardino, vestale di queste antiche rovine, darà loro ospitalità. Dirai loro, donna fiammetta, li attendo. Vai, conducili qui. Miei dolci cadaveri, oh morti figli miei, che le tombe cimiteri non son riusciti a contenere. Sepolti nelle piazze, nei cortili, lungo le vie, la vittoria della mia ultima follia. Miei dolci cadaveri, oh morti figli miei, voi anime disperate, erranti senza pace. Davvero, messer Boccaccio, pensate che bastino queste mura a tenere lontana la morte? Ebbene, io vi dico che neppure il più sano, il più gagliardo tra gli uomini può essere certo di sopravvivere all'appestato che sembra più prossimo alla morte. La mia novella non sfugge la realtà. Ora potete cominciare a scrivere il vostro libro. Thank you.